filling the spaces within. Running around, are we there yet? Music is not where we all met. You and I.
Buongiorno. Buongiorno. Siamo finalmente arrivati con un pochino di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma eccoci qua per fare il punto. Facciamo il punto con il nostro ragionier Giuseppe Imperato. Buongiorno a tutti. Consulente piccole e medie imprese che io ormai amichevolmente chiamo mai una gioia. Mai una notizia buona, quella sì. No, perché? Sì. Perché noi ovviamente... Noi ci atteniamo alla realtà, alla realtà quotidiana che purtroppo... Esatto, quindi ci porta giustamente quelle che sono le notizie. Esatto. Al di là delle speranze che abbiamo tutti, e allora le notizie sono quelle che sono. E adesso sentiamo cosa ci dice, cosa ci dici oggi? Le notizie sono sempre più o meno, diciamo stazionarie, un po' come le previsioni meteorologiche, nel senso che l'ultimo DPCM, che era quello del 26 di maggio, chiaramente prevede questi fondi che vanno un po' sia per residuo, per dare dei residui ristori come fondo perduto, sia anche per chiaramente finanziare cassa integrazione e quant'altro, che sono poi i provvedimenti cardine che hanno caratterizzato tutti i vari decreti sostegni dall'inizio della pandemia fino all'ultimo, quello, ripeto, appunto del 26 di maggio 2021. Senti, quando arrivano questi soldini? Dipende, poi i soldi, alcuni sono arrivati, pochi, sì. Diciamo che sono pochi, alcuni arrivano, altri non arrivano. Molte volte anche perché rilevano, loro comunque fanno comunque a monte, indipendentemente dal fatto che è comunque oggettivamente provato che tutte le attività comunque hanno subito una ferma durante il periodo della pandemia, ma questa ferma in molti casi ha determinato anche il fatto che non, in moltissimi casi non si siano anche nemmeno fatti gli adempimenti anche fiscali. Quindi loro cosa fanno? Fanno un controllo su quelle che sono le presentazioni, soprattutto la denuncia IVA, sia quella del 19 che del 20. Infatti a me è capitato qualcuno che praticamente aveva fatto il decreto sostegni, però non ritrovava l'agenzia delle entrate la denuncia fatta l'anno prima, e quindi abbiamo dovuto regolarizzare. C'è da dire questo, che in questo caso, anche se l'agenzia possa tenerla in sospeso o scartarla, è possibile, questo lo dico a beneficio dei radioascoltatori, è possibile fare, si chiama istanza di autotutela presso l'agenzia, rettificando quelli che sono, o comunque integrando quelli che sono i dati omessi, quindi anche perché effettivamente dall'ultimo decreto sostegni ha in pancia un tesoretto di circa 4 miliardi che sono anche dei ristori non erogati con i precedenti con le precedenti norme, questo per questo fatto che vi sto dicendo, cioè che molte volte loro comunque fanno il controllo e hanno riscontrato delle anomalie e quindi rimandano, diciamo, la liquidazione di questi contributi. Quindi basta presentarlo e poi con la, si chiama autotutela, si integrano, si correggono i dati, diciamo così, omesso, sì, quindi dovrebbero poi in qualche modo rimborsarlo. Certamente, ripeto, come dicevamo altre volte, per le ditte individuali il limite è 1.000, per le società il limite minimo è 2.000, fino a 150.000. L'ultimo decreto ha esteso, mi sembra, anche la possibilità per le aziende che fatturano fino a 15 milioni di euro, con un contributo massimo di 150.000 euro, ma non è il nostro caso. No. Dunque, purtroppo, non è sì. Il nostro caso. Certamente, purtroppo, in una situazione, quello che noi purtroppo vediamo come attività nostra professionale, che seguiamo diverse tipologie di aziende, è che comunque effettivamente si è ripartiti da punto zero. E forse anche sotto zero,
e quindi non effettivamente è molto dura, anche, diciamo, anche i 1000 euro, i 2000 euro in questo momento, ancorché non risolvano la situazione, però forse, boh, non so, consentono almeno di affrontare con qualche minima spesa che potrebbe in qualche modo, si capisce, far partire l'attività. Si parte da quasi da zero, soprattutto per le attività che non, perché poi bene o male, diciamo che anche le attività, quelle che giustamente erano state penalizzate, quindi bar, ristoranti, ritrovi e quant'altro, in ogni caso nel periodo della pandemia hanno comunque lavoricchiato, perché anche con le chiusure a ritmo ridotto, ma comunque più o meno hanno avuto un trend, diciamo, abbastanza continuo, ancorché, diciamo, molto ridotto rispetto alla, certo, rispetto all'usuale. Mentre invece quello che, dove io trovo molta difficoltà, è quelle attività che, pur non essendo aperte al pubblico, hanno continuato comunque a lavorare, quindi attività industriali e artigianali, e anche queste con fasi alterne. Possono esserci state le attività che hanno lavorato normalmente, ma buona parte ha risentito del generalizzato calo dei consumi. Per forza, sì. Quindi sì, calo della domanda, calo dei consumi, conseguentemente l'attività produttiva ha avuto una battuta d'arresto. Esatto. Ecco, questo sì, è, sì, diciamo, un po' l'analisi che io ho fatto a campione su diverse piccole aziende che si sono trovate in questa situazione. Poi d'altra parte c'è da dire che tu con il mestiere che fai, in qualche modo proprio tasti il polso ogni momento, esatto, certo, alle varie attività, perché poi le imprese sono anche di vario genere, e quindi insomma anche i vari settori, insomma, c'è da dire che alcune, io pensavo per esempio su alcuni settori pensavo avessero avuto una battuta d'arresto, invece hanno lavorato. Ma adesso ero proprio l'altro giorno, ero da un cliente di tutt'altro settore, quindi metalmeccanico trasformatore, che mi diceva: sì, noi abbiamo lavorato, però il problema è che abbiamo subito, nostro malgrado, l'aumento delle materie prime, anche quello, certo, sono delle contraddizioni, certo. Anche quello è stato determinato dal fatto che con la stasi che si è avuto nel settore, quindi commerciale, produttivo, di forniture delle materie prime e quant'altro, si fa un po' prima che si vada a regime, ci va quel periodo necessario per... Esatto, e poi alcune materie prime sono effettivamente aumentate, e neanche di poco. Esatto. Qui parliamo di materie, addirittura oltretutto queste sono materie prime che vengono fornite all'industria di trasformazione, quindi che poi questi fanno dei manufatti che poi vanno sul mercato. Quindi capisci che poi anche lì, poi a pioggia, sì. A pioggia poi si ribalta sul consumatore finale. Ecco, tanto per puntualizzare, no, è perché queste sono le realtà. Ma è la verità, esatto. Allora, le realtà che non raccontano, perché fanno tanti discorsi, io non li seguo per televisione, sono un po' empiri, un po', diciamo, che esulano un po', che non tengono, questa è la realtà oggi del paese. Quindi, ecco, il fatto stesso, ecco, sta aumento delle materie prime fa sì che ci sia di nuovo difficoltà, esatto, per, ma questa, anche sì, soprattutto poi in fase di ripresa, dove effettivamente ci vorrebbe un aiuto un po' da tutto, un po' dal mercato, un po' dallo Stato, un po' dalle banche, un po', invece si parte di nuovo con molta fatica, con molto affanno soprattutto, e molte preoccupazioni. Ovvia la preoccupazione c'è, anche se, diciamo, siamo un po' frastornati e anche, diciamo,
sostenuti da alcuni aspetti. Intanto l'estate porta con sé sempre dei cali, no? Per fortuna, un miglioramento, e questo già emotivamente ti... Beh, considera adesso comunque buona parte della popolazione è stata vaccinata, esatto, almeno il risultato si è avuto rispetto all'anno scorso, speriamo che permanga però, perché quello che mi preoccupa adesso in questi ultimi giorni è che si cominciano a sentire, prima c'era la variante inglese, poi indiana, adesso si chiama variante delta vuol dire differenza, e non so cosa voglia dire, cioè a volte poi non so se questi proclami, queste cose siano più strumentali che non altro, non so perché cioè a volte ti viene il dubbio. Praticamente con la, non dico che si è raggiunta l'immunità di gregge, ma comunque abbiamo una grossa fetta della popolazione che è stata vaccinata. È oltretutto anche con la doppia dose. Esatto, io voglio anche dire che questo, mi assumo la responsabilità, non vuole sminuire assolutamente quello che è la pandemia, il Covid, ma ogni ceppo influenzale comunque regolarmente ha le sue variazioni, varianti, chiaro, no? Chiaro. Cioè perché è così, cioè lo è sempre stato, quindi il fatto che ci dicano ogni variazione, cioè, in qualche modo ti incute ansia, certo. Perché quando noi facciamo, io in realtà non l'avevo mai fatto, ma comunque i miei genitori eccetera facevano da un po' di anni il vaccino anti-influenzale, sì, certo. E regolarmente, almeno da quello che leggi, no? Poi insomma è vero che cerchi di usare un po' il cervello, però ti devi informare su... Ma io quello lì... Però è... cosa succede? Chiudo subito. Sì, sì. Succede che comunque ogni anno noi facciamo un vaccino basato su quelle che sono le caratteristiche dell'influenza dell'anno precedente certo. Che l'anno successivo talvolta varia tanto, talvolta varia di meno, e comunque ti copre a prescindere, chiaramente non essendoci delle varianti non copre al 100%, ma è comunque d'aiuto, questo chiaro, in linea di massima. Quindi delle volte ho come la sensazione che questo fatto di dirci ogni variazione, è arrivata questa, è arrivata quell'altra, ti fa venire un po' l'ansia, non che io non voglia affrontare la realtà, però qui è fatto anche un po' a scopo di, perché c'è una parte soprattutto della parte politica che un po' e ancora non si sa perché, diciamo così, un po' contrari a queste aperture generalizzate, quindi soffia un po' sul fuoco per non dico ritardare, ma comunque, per carità, con tutte le dovute precauzioni, mentre invece proprio si sentivo ieri eccetera, ma anche oggi per radio negli altri paesi hanno già dalla prossima settimana hanno liberalizzato un po' tutti, quindi anche non nemmeno più l'obbligo della mascherina, ci sono ancora questi tira e molla, soprattutto qui non l'hanno ancora, si capisce, abolito l'obbligo della mascherina, anzi, però c'è ancora, ripeto, una parte delle autorità, del governo che tiferebbe per il fatto di ritardare, o comunque la situazione è molto migliorata rispetto a quello che è stato, si capisce, a 6 mesi fa o l'anno scorso. D'altra parte qualcosa hanno fatto i vaccini. Beh, meno male. Poi c'è da dire anche che voglio dire, la speranza, la nostra speranza è sempre quella che si possa non ripetere l'evento, però abbiamo avuto dei vaccini che comunque bene o male lo scorso anno non c'erano, e poi io mi auguro, ciò che forse è la mia opinione sempre, che comunque si possa prima o poi intervenire sulla organizzazione sanitaria, la struttura, perché fondamentalmente il grande problema dal mio punto di vista è stato questo. Non eravamo all'altezza come strutture, come dare aiuto, per questo che poi siamo andati in affanno, per questo che poi tante persone non si sono potute magari salvare o curare come si deve. Chiaro. Buongiorno Karim, buongiorno.
un saluto anche a Massimo Faldini, Ilenia Borselli e tutte le altre persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Ovviamente un saluto anche al nostro super Pippo, saluto, che è passato a trovarci qualche giorno fa. Esatto, e insomma, certo, un salutone grande anche a lui e ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Prego. No, dicevamo, è pur sempre un, parlando, tornando ai vaccini, allora il virus è nuovo, la patologia è nuova, conseguentemente anche il rimedio, diciamo un po', io dico che stiamo facendo un po' da cavi, un po' tutti. Ma certo, sì. E sì, quindi è un periodo comunque effettivamente, quello penso che non ci siano dubbi, di chiaramente di transizione finché poi viene consolidato, un po' come l'influenza, perché poi il vaccino influenzale, giustamente quando ci sono state 20-30 anni fa quelle pandemie, quelle influenze un po' diverse da quelle usuali, anche lì non dico che era come il Covid, ma c'erano delle grosse problematiche. Poi nel momento in cui si è consolidato più o meno il ceppo, è rimasto sempre quello, come dicevamo, si è stabilizzata la situazione. Questa continua incertezza di varianti eccetera lascia un po' sempre un po' nel dubbio e comunque nel un po', diciamo, sbalordite le persone, perché dice, ma come, allora abbiamo fatto, siamo stati chiusi, abbiamo osservato le norme di sicurezza, ci siamo vaccinati e ancora non basta, sai, a volte sì, poi ti prende lo sconforto, poi certo, c'è da dire che questa pandemia, queste chiusure ci hanno proprio comunque un po' turbato. Sì, quello qualcuno sì, ne ha risentito magari molto di no, più. No, poi tutto a livello un po' di meno, ma ne abbiamo risentito tutti. Sì, comunque, certo, ne hanno risentito tutti, perché hanno, di colpo poi sono state cambiate proprio le abitudini di un'intera popolazione, ecco, quello senz'altro. E si sono avuto anche degli episodi, poi noi ne parliamo anche dal punto di vista anche degli episodi incresciosi, perché situazioni un po' al limite di persone non psichicamente forti o comunque un po' labili, no, esatto, hanno avuto poi un epilogo, diciamo, non proprio drammatico, sì, ecco, sì, drammatico. Sì, quindi pure, Anche quello ha provocato, oltre i vari scompensi sociali e economici e quant'altro, ha provocato anche quello all'interno proprio del singolo individuo, ecco, all'interno della collettività. Tornando a noi, alle cose proprio più essenziali, ecco, come dicevamo, si continuano però, dunque, per quanto riguarda la parte i due problemoni che io ho sempre evidenziato, cioè sarebbe le persone in cassa integrazione e gli adempimenti fiscali, soprattutto relativamente ai debiti pregressi non pagati e già acquisiti in agenzia riscossione, che sono congelati ormai da più di un anno e mezzo, si fanno sempre le solite proroghe e quant'altro, ma poi il problema arriverà. Sì, anche perché quello che io non trovo logico e trovo un po' assurdo è che non si prosegua nell'intento di, soprattutto dal punto di vista di, perché si acquisirebbero più entrate dal punto di vista dei crediti da parte dello Stato verso i cittadini e quindi dei debiti di questi ultimi verso l'erario, a fare un generalizzato, non chiamiamolo condono, ma una generalizzata, diciamo così, agevolazione per poter far sì che si riparta veramente con criterio, facendo sì che la parte vecchia dei debiti venga pagata parzialmente e verrebbe pagata, perché la gente comincia a lavorare ma ha sempre timore che qualcuno gli possa, da un momento all'altro, senza preavviso, interrompere le attività. Sì, così, esatto, come fa, così come fa per chi ha delle e le abbiamo quasi tutti, per chi ha delle esposizioni verso l'erario, anche perché il metodo che loro adottano
Certo c'è un preavviso, ma è un preavviso molto, diciamo, laconico e breve, dove loro ti dicono entro 5 giorni qualsiasi cifra, da 1 euro a 500 milioni di euro a 1 miliardo da pagare subito. È chiaro che bisogna subito attivarsi a fare la rateizzazione, perché null'altro ci fanno fare adesso. Però c'è qualcuno che può, molte volte li lasciano su PEC, non li notificano oppure non ritirano le raccomandate, dalla sera alla mattina ti puoi trovare il conto corrente bloccato. E se io ho un'attività, non so cosa. Certo, ti viene veramente c'ho una, dalla sera alla mattina cambia da così a così la situazione, certo. In peggio, si capisce. Quindi quello che mi auspicherei è che ci fosse da parte di tutta la coscienza di procedere su questa strada, perché ritengo che ho proprio oggettivamente, non facciamo i soliti discorsi, sì lo so, ho capito, non è giusto per i dipendenti, per coloro, lo so, però la situazione, noi dobbiamo comunque uniformarci e basarci sulla situazione attuale, dove consideriamo anche il fatto che il recovery plan non è un regalo, certo. Una parte è il regalo, una parte sarà anche un debito a 30, 50, 70 anni, ma è pur sempre un debito. Sempre un debito che ci troviamo. E chi lo eroga sa benissimo che alcuni paesi, tipo Austria, eccetera, lo erogano di malavoglia, perché dicono sono sempre gli italiani che sono sempre indebitati e rompiballe da quel punto di vista. Proprio ieri sentivo un commento su un canale televisivo, una dichiarazione del ministro delle finanze austriaco, e quindi è un debito, e quindi ritengo che per adesso loro, secondo me, modesto parere, hanno soprassedete un attimo alla concessione di questa agevolazione, ma secondo me non se ne può fare a meno, anche perché, ripeto, la gente può cominciare a riprendere veramente e seriamente dando col vecchio una quota parte, pagando tutti, alla fine qualcosa lo Stato incassa di sicuro, non come adesso che comunque, ancorché si facciano le rateizzazioni solo a mero scopo dilatorio, nel senso di ritardare quelle che possono essere provvedimenti esecutivi da parte dell'amministrazione, quindi solo a solo scopo dilatorio, e quindi dopo 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 10 mesi ci troviamo sempre punto da capo con lo stesso debito aumentato degli interessi, ecco. Quindi è inutile proseguire su questa via un po' farraginosa e un po', io dico, un po' demente, perché non arriviamo mai a un punto fermo e a una conclusione, seria e soprattutto efficace, perché io ritengo che, come fu fatto 20 anni fa, io a memoria di questo, all'epoca furono tutte le cartelle, trovandosi in una situazione più o meno, anche se un po' meglio, tutte le cartelle che erano state notificate fino a una certa data furono condonate con un importo pari al 25% del debito facciale del documento, e io ricordo che aderirono in massa. E fu un successo per le casse dello Stato. Quantomeno qualcosa entrò nelle casse, si capisce, si capisce. Dello Stato. Consideriamo che adesso lo Stato ha circa 1.000 miliardi da incassare. Quindi capisci che, però, se si continua a voler cercare di incassare quello che sta tutto lì scritto, gravato, perché su 1.000 miliardi, facendo un rapido conto, possono essere solo di quote capitale, in molti casi io ritengo nella media possono essere la metà di quote capitale, metà 60%, il resto sono tutti interessi, sanzioni, more, procedure esecutive, sono tutti costi che gravano pesantemente su un debito capitale che a volte può essere anche il 20, il 30, il 40% di tutto l'atto
diciamo, di tutto l'atto esecutivo, ecco. Certo, quindi anche questo, devono tenere anche conto di questo, perché anche queste sono cose concrete, perché io li vedo, cioè io vedo delle cartelle che sono state notificate 7-8 anni fa, se c'erano 1000 euro di capitale, oggi la cartella fa 3000 euro. Quindi fa più, io ho sempre i miei 1000 euro, ma sono arrivato a 3000 euro. Quindi 2000 sono sanzioni, interessi, more, aggiuntive, procedure esecutive, perché anche se non vengono, però loro iscrivono un importo a titolo di procedure esecutive. Certo, e quindi anche quello come costo. È un costo che è abnorme rispetto alla quota capitale che si doveva, ecco. Certo. Capisce, più vecchio è il debito, capisce, più nuovo, più recente è chiaro, è solo gravato di sanzioni degli interessi legali e del compenso riscossione, mentre invece più vecchio è più, ripeto, il capitale assume minore, diciamo, valenza rispetto a tutto l'ammontare degli oneri accessori. Certo, voglio fare un saluto ancora a Claudio Cirio, grazie a Pino Arsenico e a tutte le altre persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Senti, siamo in chiusura, cosa vogliamo dire? Adesso diciamo che io vedo nel clima è abbastanza, da un punto di vista dei problemi che sussistono sono quelli. Sono sereni un po' tutti perché un po' la bella stagione, un po' il fatto che ci hanno liberati, aspettiamo le vacanze. Come al solito, sì. È il nostro, e poi dopo se ne riparla. Io spero che solo il ritorno non sia troppo grave, spero di no, come dalle premesse sembrerebbe, o comunque speriamo che vengano adottate quei provvedimenti strutturali e incisivi sulla ripresa. Uno è questo, quello che ho parlato, l'altro è quello di, poi ne parleremo, del discorso delle riassunzioni di tutti questi disoccupati che comunque per adesso sono, diciamo, in stand by fino a fine agosto. Io dico che arriveranno anche a dicembre, però poi a un certo punto si dovrà chiudere. Sì, perché anche vivere con questa poi vivere così non è bello, vivere così, anche perché chi vive col sussidio poi più solo dell'INPS ha, purtroppo, che non arriva sempre, ha delle grosse difficoltà. Certo. Come si può immaginare, quindi non è assolutamente sì, quindi speriamo, insomma, che possa anche rientrare questa situazione, nel senso che possano queste persone essere riassorbite dal sistema. Avere delle certezze in qualche modo. Io dico, il sistema è sempre quello, bisogna mettere i soldi in tasca alla gente, perché mettendo i soldi in tasca alla gente riparte tutto il sistema, aumentano i consumi. Poi quello che sarà il futuro è chiaro, io potrò farmela da me la pensione, piuttosto che, tanto ormai le risorse non dico che si sono esaurite, ma quasi. Però bisogna guardare in prospettiva a far ripartire tutto, una volta che è ripartito il sistema, ma deve ripartire, deve permanere in quelle condizioni per un buon numero di anni, allora poi si può pensare di... Però inizialmente vanno prese, secondo me, delle decisioni abbastanza drastiche e anche un po' in controtendenza rispetto alle normative che abbiamo adesso, per far sì che, quindi, bisogna mettere più soldi in tasca alla gente, di modo che partano i consumi, partono le attività, conseguentemente parte il paese, parte il... Sì, assolutamente concordo da questo punto di vista. Su queste parole ci dobbiamo salutare, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo e diamo ancora un saluto al volo a Franco Menichelli, Giovanni Bruzzese, ciao Giovanni, Lucia Simonis, un'artista splendida, Karim, speriamo bene per la situazione, lo speriamo tutti. Speriamo tutti. E con questi commenti e con le nostre speranze ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Buon weekend a tutti. Alla prossima.